Allora, parliamo dei concorsi. Io ho pensato di fare così, fare una carrellata dei concorsi di cui volevo parlarvi e mostrarvi anche contemporaneamente le opere che ho mandato io e eventualmente i cataloghi, ne ho un paio, non di più. Quindi, partendo a parlare di questi concorsi, volevo dirvi che secondo me, per cominciare, un concorso veramente carino a cui partecipare è il concorso della Scarpetta d'Oro. Qua ho il catalogo. Adesso lo leggete, speculare, insomma, mettete uno specchio qua, no? La scarpetta d'oro. Questo è il catalogo dell'anno scorso, 2009. E perché è carino questo concorso? Perché non dovete fare un certo numero di tavole o tutto un libro come vi chiedono altri concorsi, ma dovete fare soltanto una tavola. Perché loro poi selezionano, se vi selezionano, vi chiedono di fare tutto il libro. Però intanto vogliono una tavola soltanto, una tavola singola non vi impiega particolare stress o particolare tempo da dedicare a questa cosa. E l'altra cosa positiva del concorso è che non c'è una tematica imposta, cioè loro non vi danno una storia o non vi dicono devi prendere tu, inventarti una storia come altri concorsi. È libero, quindi potete fare quello che volete. Ovviamente che abbia come tema, come riferimento, le scarpe, la scarpa, metaforicamente la scarpa, perché è organizzato da questo Politecnico calzaturiero, bla bla bla, e quindi a loro piacciono le scarpe, che ci possiamo fare? E quindi il tema è la scarpa, se vi faccio vedere quello che ho mandato io l'anno scorso, non deridetemi, vi prego. L'ho fatto in tipo un giorno perché ero appena uscita ovviamente da uno dei miei famosi periodi di down, di riflessione, e invece di così, come dire, per reagire ho detto: ma sì, dai, proviamo questo concorso, bisogna provare. Un po' come non so, una cosa di passaggio, una cosa di passaggio, quindi ho detto: ma sì, dai, proviamo, visto che non c'era un tema, ho fatto un dipinto che avesse così, come tematica, sta scarpa, e quindi ho detto: ma sì, glielo mando. Infatti, ovviamente non ho passato, però ve lo faccio vedere lo stesso. Allora, ho fatto. Questa è la tavola. I colori sono anche abbastanza fedeli. Praticamente, ho fatto questo topino principino che offre la scarpetta di cristallo ad un elefante. Cioè, è innamorato dell'elefante che gli offre la scarpetta. Una cacchiata allucinante, però insomma. Vabbè, e quindi questa è la scarpetta d'oro. Qui ho il catalogo che mi hanno inviato quando mi hanno restituito la mia opera. E vi faccio vedere i primi tre classificati, così magari vi fate vagamente un'idea di che cosa a loro piace. Ovviamente sono cose molto diverse da quelle che faccio io, quindi era abbastanza difficile che a loro piacesse quello che faccio io. Però anche lì non è mai detto. Infatti. Non è che dovete partecipare a dei concorsi solo se vedete esclusivamente che quello che viene premiato rispecchia il vostro stile. Cioè, provate lo stesso, non si sa mai. Allora, il primo premio è andato a Silvia Serreli, o Serreli, penso Serreli. Ed è questo. Non so se si vede con tutti i riflessi. Poi, il secondo premio è andato a Jacopo Allodi. Poi il terzo premio, che questo secondo premio, di la verità non ho capito bene. Ah, vabbè, non riuscite a vederlo bene adesso, ma c'entra con Cenerentola qua sotto. Vabbè, quindi Cenerentola, anche lui ha pensato Cenerentola, come me. E il terzo, Fabian Negrin, che ha fatto questa cosa astratta un po' Magritte, un po' particolare. Io avrei dato il primo premio a Fabian Negrin, però, De Gustibus. Anche lì è utile per capire, per vedere che cosa piace o non piace, è sempre difficile capire, praticamente impossibile. Poi, l'altro concorso di cui volevo parlarvi è il concorso della Città del Sole. Il concorso della Città del Sole di solito non è un libro, e anche questo è una cosa un po' particolare, magari più semplice forse, piuttosto che pensare a come organizzare in maniera coerente tutta una serie di tavole per una storia,
Il concorso della Città del Sole invece vi chiede di fare un calendario per bambini. La Città del Sole, non so se voi lo conoscete, lo avete mai sentita, è una catena di negozi bellissimi, stupendi, cioè veramente da perderci le ore, per bambini, di giocattoli per bambini. Ma non i soliti giocattoli, sono giocattoli stile più tipo vintage, un po' antico, di legno, di latta. Hanno ripreso tutta una serie di vecchi giochi, li hanno un po' riadattati, rimodernizzati, poi hanno di tutto, di burattini, marionette, i teatrini, ma delle cose bellissime. E questa catena di negozi indice ogni anno questo concorso per il calendario, perché dopo loro il calendario lo vendono nei negozi. E nel 2008 l'ha vinto Anna Castagnoli, che è proprio l'illustratrice che ha fatto il sito di cui vi parlavo prima. E io ho provato a partecipare anche a quello. Avevo avuto questa idea di usare come personaggi sempre Mira, perché io metto Mira dappertutto, e poi il conigliotto di peluche e il gattone di peluche. Mi era venuto questo schizzo, che sono quelli dei miei quadretti, quelli che vedete alle mie spalle. E infatti avevo riproposto esattamente lo stesso motivo del quadretto del cane che vola e avevo mandato questo, che è poi l'illustrazione del mio canale. Perché io sono affezionata un sacco a questa illustrazione, è bellissima, cioè, nel senso, non perché l'ho fatta io, però questo cane che vola, così, poi ammiro, bugiolona, con gli aquiloni, e questo per me era aprile, come mese, gli aquiloni. E avevo fatto tutto il progetto. Loro vi chiedono un progetto di calendario, vi chiedono una tavola e un progetto per il calendario. Il progetto può essere sia in forma di bozze, quindi già un accenno di disegni, sia anche soltanto scritto. Ovviamente non mi hanno considerata zero. Poi, però, mi consolo perché anche Marina Marcolin, che ha vinto quest'anno, cioè ha vinto, è stata selezionata alla Mostra di Bologna e che se la giocava per vincere il primo premio, anche lei non era passata a questo concorso della Città del Sole, quindi mi consolo. Ok, poi Bordano, il famoso Bordano, che qua c'è il catalogo, l'avevo già fatto vedere, invece ci sono io dentro. E Bordano è un bordello, adesso farvi vedere. Finalmente mi hanno restituito le tavole, quindi posso farvele vedere. E volevo farvi vedere, anche se me ne vergogno particolarmente, la copertina, perché la copertina è un esempio di cattiva illustrazione. E sarebbe questa. Non è l'originale, questa è la stampa con il titolo del libro. È veramente oscena, cioè, non potevo fare una cosa più brutta. Infatti io veramente ringrazio la giuria del concorso per avermi comunque premiata, perché è orrenda, veramente orrenda. Se io dovessi mai pubblicare questo libro, ovviamente la copertina la cambierei assolutamente. E infatti, se ve la faccio vedere meglio qui, era concepita per essere così, praticamente che si apriva e il retro si vede, cioè questo sarebbe una sorta di mostro che è l'ombra di questo insettino qua, l'ombra che diventa un mostro, perché il titolo è Che paura, sogni di insetti di piccoli insetti mostruosi. E vi faccio vedere le tavole, che sono queste. Allora, la prima è il ragnone, la ragna. Il testo l'ho inventato io, in un momento di follia. Questa è sempre lei che fa i merletti. E questa è lei, la ragnetta innamorata del principe azzurro, e si vuole sposare, sogna di sposarsi. Questo è il verme. Il verme è innamorato del ragno e sogna di avere una spina dorsale per fare la dichiarazione al ragno. Poi c'è la rana, la rospa, che è brutta e sogna di fare la modella e quindi si fa i fanghi di bellezza. Poi c'è la cimice, una. Ecco, per esempio, questa tavola io la odio, non mi piace assolutamente. Poi c'è la cimice, appunto, che fa. La cimice è un chimico e cerca una formula per un deodorante che funzioni. E qua la cimice contenta che ha trovato il deodorante che funziona.
Vabbè, e quindi, e questa è la tavola orrenda della copertina, ma lasciamo stare. E questo era Bordano. Poi, non so quanto tempo ho, mi sa che vi faccio un'altra clip, perdonatemi, come sempre non ce la faccio stare in due.